Si intitola Liberiamo il lavoro ed è un utile strumento rivolto a lavoratori e lavoratrici per orientarsi e difendersi dalle discriminazioni che si possono incontrare nella fase di ricerca o in uscita dal lavoro o durante la vita lavorativa, e aiuta a conoscere dove rivolgersi sul territorio per avere sostegno e tutela. Il Vademecum contro le discriminazioni nasce da un tavolo cui faceva parte la consigliera di parità della città metropolitana, l'Agenzia Piemonte Lavoro e tutte le tre sigle sindacali. Questo Vademecum nasce innanzitutto dalla consapevolezza che ancora oggi la nostra consigliera di parità accoglie una cosa solo per la città metropolitana, una cosa come 700 denunce all'anno di discriminazione, e quindi si è sentita la necessità di informare tutti i lavoratori, perché il Vademecum comunque si occupa non solo di discriminazioni di genere ma su tutto quello che è il mondo del lavoro. C'era proprio la necessità di creare uno strumento per informare chi è vittima di discriminazione in ambito lavorativo circa le possibilità che ha di essere comunque in qualche modo tutelato. Il Vademecum, presentato giovedì 21 febbraio nell'auditorium della città metropolitana di Torino, completa un percorso contro le discriminazioni sul lavoro che ha visto lavorare insieme la città metropolitana di Torino, l'Agenzia Piemonte Lavoro, l'ufficio della consigliera di parità provinciale e le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Rispetto al lavoro prevale sicuramente tutto quello che è legato alla scelta di maternità, che noi appunto con questa relazione che ogni anno facciamo insieme, fa l'ispettorato al lavoro, e noi in qualche modo lo veicoliamo attraverso le consigliere, c'è la motivazione per la quale le donne escono da una condizione che è una condizione di assoluta protezione, perché nel primo anno di vita del bambino la donna, la mamma ma anche il papà non può essere trasferito, non può essere licenziato, insomma in totale protezione danno comunque le dimissioni. Quindi c'è una condizione che è una condizione di grande affaticamento nella scelta di maternità, e io credo che questo sia veramente la prima cosa, cioè la diminuzione demografica di questo nostro paese, che domani ci dice che non ci sarà una forza lavoro, non ci sarà una classe dirigente, è veramente la cosa principale secondo me.